Come sarà questa palette Dark Skin Approved? Lo scoprirete solo guardando. Slay, slay, every day I slay. Hello everyone, it's me, Grace, on your dash. A proposito ragazzi, tramite quale schermo mi state guardando oggi? Cellulare? iPad? TV? Smart TV? PlayStation? Xbox? Let me know in the comment down below. Tra l'altro ultimamente ho notato che mi state guardando sempre di più attraverso la televisione, la Smart TV, la televisione. Come avete potuto notare dal titolo, oggi ragazzi facciamo una review di questa palette di Carly Bible. Ragazzi, quante palette ha lanciato Anastasia nel giro di 6-2 mesi? Di 19.000 palette, non si sa perché, non riesco a capire bene la loro visione. Comunque, questa è un'altra palette uscita recentemente di Carly Bible. Io sono nel PR di Anastasia, l'ho comprata. Per quelli che dicono che noi influencer non compriamo le cose, no, questa qui io l'ho comprata. Facciamo un test di questa palette, cerchiamo di capire se riesce ad essere dark skin approved. Questa è una palette molto diversa dalla palette che abbiamo visto di Jackie Aina, ma semplicemente perché è una palette che rispecchia i gusti dell'influencer Carly Bible. Per chi non lo sapesse, Carly Bible è una delle youtuber OG, è veramente tanto tanto conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, e quindi Anastasia Beverly Hills con il suo team ha ben pensato di attuare una collaborazione anche con lei. Mi piace tantissimo l'idea di creare delle palette con delle influencer. Per chi segue Anastasia dal principio come me, le prime due collaborazioni che lei fece furono con Maya Mia e Amrezy. Io purtroppo quelle palette non sono mai riuscita ad averle, perché all'epoca Anastasia non era presente né sui siti online né da Sephora. Me lo ricordo come se fosse ieri, ero in Corso Vercelli, nello store di Corso Vercelli, entrai da Sephora, ragazzi vi parlo di quanti anni fa? 6 anni fa più o meno, e dissi: ma avete la stessa Beverly Hills? La tipa mi guardò stralunata dicendo: chi? And I was like, I'm too avanti for these people. Let me stay quiet. Come sempre è arrivato il momento di salutare un membro della community Instagram. Il saluto della Grace. Il saluto della Grace. Break it down now. Il fortunato o la fortunata di oggi si chiama Alessio Dorta. Ciao Alessio, ti mando un bacio grande, grazie mille per far parte della mia community Instagram, e se anche tu vuoi essere salutato nel prossimo video YouTube, l'unica cosa che devi fare è iscriverti alla mia pagina Instagram che ti lascio qua sopra nella scheda. Cliccaci sopra, e oltre a seguirmi sulla pagina Instagram, la cosa che devi fare è lasciare una risposta alle domande che io pongo alla community Instagram, ogni tanto tramite le stories, ma la maggior parte delle volte tramite i miei post. Non ti preoccupare, ci metterò un pochino ad arrivare alla mia pagina Instagram, ma ci arriverai. Per coloro che invece vogliono farlo adesso, potete stoppare il video e digitare Grace on your dash su Instagram. Prima di iniziare però ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! I know you're coming back watching my content! I know the real tea! I know the real tea! The real tea is that you come back here watching my content! Quindi se torni sempre indietro, schiaccia quel pulsante e attiva tutte le notifiche del mio canale YouTube, mi raccomando, tutte le notifiche, non quelle personalizzate. Così potrete ricevere le notifiche nella vostra mail o nel vostro cellulare ogni qualvolta io caricherò un video. Allora, questa qui è la palette, parliamo del packaging. Vi posso dire la verità? Questa palette mi sembra una palette primaverile, non so perché mi dà un vibe primaverile, anche se vediamo il lancio. Ci sono i fiori che sbocciano. Io non avrei mai fatto un lancio di questo tipo a ottobre. A ottobre mi aspettavo più un'uscita con un trailer diverso.
Qui abbiamo la scritta Carly Bible, Anastasia Beverly Hills sotto. Non so cosa siano questi elementi in basso rilievo. Sono, vabbè, comunque si sentono che sono qui questi elementi. Sembrano tipo delle perle, delle biglie, non so cosa sono. Comunque sono rosa, la palette è del tutto bianca, il che non mi fa ben sperare sulla pulizia della palette, però prima di iniziare vi lascio un sondaggio. Ditemi se secondo voi questa palette è dark skin approved. Ve la faccio rivedere. Secondo voi questa palette è dark skin approved? Oppure no? Iniziamo il video applicando il primer di Anastasia, che a mio avviso è un primer veramente ottimo. Io l'ho testato con diverse palette, con le palette di Anastasia, quindi io questo ve lo consiglio. Esiste anche nel formato mini. Vado con questo pennello qui, si chiama Precision Round P82 di Sigma. Questo è un ottimo pennello sia per l'applicazione dei primer sia per l'applicazione del correttore. Trovo sia veramente un ottimo pennello per la stesura dei prodotti in crema sulla palpebra. Allora, qui ragazzi, l'unico colore che mi verrebbe da utilizzare immediatamente è questo qua, perché è l'unico, diciamo, forse un po' più scuro. Questo non so che tipo di marrone viene fuori sulla mia pelle. Magari facciamo gli swatch, aspettate, facciamo lo swatch. Allora, su pelle chiara è un ottimo marrone freddo, lo vedete, è molto freddo. Vediamo su pelle scura è grigio, lo vedete? Vedete com'è grigio? Guardate la differenza di resa tra pelle chiara. Andiamo con, vediamo, chai. Ah, è chiaro. Guardate invece chai su pelle scura. Su pelle chiara questo è chai. Lo vedete? E questo è chai su pelle scura. Lo vedete? Oh mio Dio, guardate che chiarissimo qua. Invece qua è comunque scuro. Questi sono colori che si trasformano. Fanno un trasformatore. Quindi proviamo Bible su pelle chiara. Questo è Bible su pelle scura. Questo su pelle, ragazzi, chiara è un bellissimo mauve top, è su pelle scura. Voi non avete idea di quanti colori esistono che vanno benissimo per pelle chiara, ma poi su pelle scura si trasformano in questi colori che avete appena visto. Quindi io ho fatto lo swatch di questo e l'avete visto com'era. Ho fatto lo swatch di questo chai, che pensavo potesse andare bene, invece e poi ho fatto lo swatch di Bible. Tutti e tre siamo sul grigino, quindi l'unico colore caldo, rich, in questa palette opaco è Steve, non so come si chiama, è questo qua, il rosso, e quindi sono costretta a utilizzare questo per avere una buona resa come colore di transizione. Ok, faccio così e poi sfumo. Mi sento male, ragazzi, a mettere sto rosso così subito. Plac! Però è l'unico colore che posso mettere, perché poi sono tanti, sono anche... Questa è una palette che contiene tantissimi colori shimmer. Ok raga, questa palette la vedo già che questa qui è bella challenging, eh? Molto molto particolare, diciamo così, per non dire altro, perché ancora non mi posso esprimere. Non vi preoccupate che adesso lo vedete così, dite oddio, ma cos'è questa cosa? Poi si sistema tutto, amici. Piano piano poi si sistema tutto. Adesso vado a prendere... Ah, non vi ho detto che pennello è questo qua? Questo è l'MB...
Questo è l'MB23 di Morphe, un pennello buonissimo che ho visto utilizzare un paio di anni fa dalle Hilton. Ho visto che ha fatto una sfumatura top e quindi poi non l'ho più lasciato. Questo invece è il Diffused Crease E38, sempre di Sigma. Ve ne ho già fatto vedere uno di Sigma per la stesura del prodotto in crema. Ok, adesso cosa uso? Voglio provare a usare... Adesso vado con questo colore qua. Magari sopra il rosso sembra un pochino più marrone. Non è che ho paura di usare questo marrone. Però allora, avendo messo sopra il rosso, sembra un marrone un pochino più caldo. Vediamo un po' se si scurisce qua la storia. Vediamo che magari mi sbaglio. Magari questo marrone è un marrone che ossida, che può diventare più scuro. Questo è il motivo per cui io ho adorato tantissimo la collaborazione con Jackie, perché quella è una palette che spero diventerà permanent. Comunque, è una palette all'interno della quale so di poter utilizzare tutti gli ombretti. Invece questa qua, 4-5 che sono borderline per me. E ripeto, io come dico sempre, per essere nera sono molto chiara. Non so che colore usare, a me verrebbe di usare questo qui. Mamma mia, super bello. Anche questo è bellissimo. Potrei fare tipo metà così e metà così. Che ne dite, amici miei? Metà così e metà così. Forse metà così, metà così, metà così. I don't know, baby, I don't know. Comunque questi due colori qui sono super freddi. Sono freddi. Perché mi vai? Perché mi fai questo? Perché? Perché? Invece potevi mettere un colore un po' più caldino. Bisogna andare di cut, perché sennò qua la storia diventa un po' maramaldesca. Secondo voi la storia diventerà maramaldesca? Scrivete maramaldesca, hashtag maramaldesca, se credete che la situazione lo sta per diventare. E finiamo con Mandala o Mandala o come cavolo si chiama. Bellissimo. Però questo qui mi dà l'idea di essere un colore che ha molto più pout con le dita, infatti. Però c'è un look che sto cercando di realizzare, di far funzionare. Io non mi truccherei mai con una cut crease così, con questo coso rosso. Oha, questo qua. Così. Oh, wow. Qui fa... Qui, raga, c'è un botto di fallout. Meno male che ho messo la powder. Ok, adesso vado con Mandala, o whatever the name of this ombretto is. E la cosa che possiamo fare è congiungere questo rosso qua, finale. Ok. Io mi scuso ragazzi se magari questo look non vi piace, ma non è che abbia così tante alternative, io, cioè, questi sono i colori, sono questi. Poi vado sulla palpebra inferiore e vado sempre con il rosso, così. E congiungo la sfumatura di questo qua che si chiama Steve, come cacchio si chiama, all'esterno della palpebra. Vabbè, questo è super out of my comfort zone. C'è tipo il viola, il rosa, le cose, ragazzi, più di così non si può, più di così. Adesso vado con My Angels. No, fammi andare con Mood. Ok, Bubukiri, alright.
proseguo qua con My Angel. Bitch, My Angel è bellissimo. E niente amici, adesso niente, faccio l'altro occhio e torno da voi. Adesso vado di eyeliner, uso questo di Jouer, che abbiamo fatto questa linea di eyeliner. Quindi diciamo che il look comunque, bene o male, è questo qui. Adesso provo a mettere un po' di rosa qua. Rosa, scusate, rosso, Steve, come cacchio si chiama, scusate che non lo pronuncio bene. E poi metterò un rossetto, qui sarà difficile non mettere un nude. Cioè, cosa ci metto? Come mascara uso il Major Pleasure di Nabla. Cosa metto su questo look così? Così, però aspettate, io qui devo attenuare qualche cosa. Magari uso chai e attenuo sopra qua, perché sì, dai, uso chai, questo qua, e attenuo la sfumatura qua, perché sennò, ecco, forse così un po' meglio. Sì, che dite, raga? Mi sembra un po' meglio. Questo chai alla fine è andato a neutralizzare quel rosso che avevo applicato all'inizio della sfumatura di questa palpebra. Sì, solo qua con questo. Allora, non vi ho fatto. Ho usato anche questo qui. Questo è lo shader inner corner. L'ho usato per l'inner corner, quindi l'angolo interno. Questo è sempre di Sigma, è L46. Poi ho utilizzato questo qua, questo è L47, un pennello che vi ho già consigliato e riconsigliato in passato. L'anno scorso ve l'ho consigliato tantissimo questo pennello qua, sempre a questo tipo di sfumaturine qua, così. O così. Utilizzare Berry Adore di Anastasia. Con questo pennello di Sigma, che è il Spotlight Duster F37. Questo è un pennello da blush, infatti come potete notare è super fluffy, quindi non ti fa la macchia sulla pelle. E adesso andiamo con l'highlighter. Vado con questo qui sempre di Anastasia, così. Comunque è super colorful sto look qua. E poi andiamo con il loro setting spray, con il loro illuminante, my dear friends. Illuminanti. Raga, se amate l'illuminante scrivete hashtag Illuminangi, stiamo illuminando qua. Illuminangi, stiamo illuminando qua. Questo look non mi dispiace adesso alla fine che lo guardo. Ma questa storia pure di non usare nude, vediamo dove porterà questo look. Io metterei un nude su un look del genere, non è che mi posso mettere un rosso scarlatto. Non lo so, io tipo qualsiasi cosa che non è un nude qua lo vedo Vogue AF. Ok, metto le ciglia finte e torno da voi. Va bene? Raga, ma a voi vi capita mai che vi ritrovate delle ciglia finte in giro per casa? Mi capita, a volte capita. Fatemi sapere sotto nei commenti se a voi capita di, per chi usa le ciglia finte chiaramente, di trovarvele in giro per casa. Tipo una volta me la sono ritrovata qua sotto. I was like... Oppure tipo vi capita che usate le ciglia finte? Questo invece per i creator, per chi fa contenuti su Instagram o su YouTube, che le usate, poi vi dimenticate i case, non vi ricordate più i codici, quando dovete dirle, quando dovete comunicarle.
Quindi se qualcuno poi vi chiede quali sono, non ve li ricordate. Ok, passiamo alle labbra. Quello vuole il rossetto diverso. Non posso usare il nude. Che devo fare? A una certa, che vuoi? Uso questo. Questo qui è Rio. Ah, Rio de Janeiro. Il tono meraviglioso di questo colore. È molto bello. E lo andiamo a stendere sulle labbra. Così. Adesso aspettiamo che si asciughi. Niente ragazzi, nude non potevo metterlo, quindi ho optato per questo rosa fluo che si chiama Rio. Questo è un liquid lipstick di Anastasia Beverly Hills. Cosa ne penso di questa palette? Si è un po' sporcata nel frattempo, visto che ho preso i colori, quelli che facevano più fallout secondo me. È una palette che io utilizzerei come una palette di accompagnamento. Non la ritengo una palette dark skin approved perché non mi piace l'idea di creare look con una palette che all'interno non contiene un colore di transizione, come invece contiene la palette di Jackie Aina, che secondo me è una delle palette più complete che io abbia nella mia makeup collection, più complete per il mio incarnato chiaramente. E non c'è, oltre a un colore di transizione, non c'è colore per la crease. Cioè io il marrone ho tentato di farlo funzionare con lo stratagemma dell'ombretto rosso per poi andare a stratificare quello marrone. Comunque è un colore che vira al grigio e secondo me sulle carnagioni più scure avrà sicuramente, quasi sicuramente, ne sono quasi certa, un ashy type of finish. Questa secondo me, per chi ha la pelle chiara, è veramente una goduria di palette. Io, oltre a fare look whitewash, comunque molto chiari sulla palpebra, non vedo molte altre alternative di look possibili ottenibili con questa palette e basta. La Carly Bible insieme alla palette Jackie Aina insieme possono diventare due palette complementari. Col seno di poi non so se l'avrei comprata. Quindi se avete la pelle chiara, chiarissima, ragazzi, questa qui è un'ottima palette, una palette bellissima anche da regalare per il Capodanno, per il Natale, perché comunque ci sono dei colori sia caldi che freddi, molti purtroppo su di me virano al grigio, ma la trovo una palette che può essere tranquillamente utilizzata per un look di Capodanno, un look natalizio, anche al mattino, perché qui abbiamo questo, che sulla pelle chiara secondo me è un ottimo champagnino, anche questo qua, Libra, like, It's a quite good palette. Chiaramente ragazzi, questa è la palette fatta da Carly Bible, quindi questi sono i colori preferiti di Carly Bible. È chiaro che i colori di Carly Bible non possono essere i colori adatti a me perché lei è più chiara di me. Pertanto, come la Norvina, questa è una palette che io non considero non inclusiva, perché non gli è fregata di me, non gliene può fregare di meno a Carly Bible. Semplicemente una palette che non è inclusiva perché è la palette che ha voluto costumizzare Carly Bible su se stessa. Sono gli ombretti che lei predilige, ok? La utilizzerò, però chiaramente non tanto quanto utilizzerò quella di Jackie, perché quella di Jackie è proprio fatta su misura per il mio incarnato. Questa qua è una palette dove sono stati inseriti degli ombretti preferiti di una persona che ha un incarnato opposto al mio. Io però non ce la posso fare, non riesco così, non ce la faccio, non ce la posso fare. Io devo avere opzione nude. Io devo avere opzione nude. Sapete io cosa farei adesso? Metterei una bella matita marrone sul contorno labbra per dare più definizione. Così. Adesso andrei con del lip gloss. Adesso qualcuno di voi dirà, no, era meglio prima. Aspettate. Let me show you my vision, eh? Wait. Impatient people, eh? Ok, adesso andiamo con questo. So here's the top of lips.
that I would rock with these makeups. See how classy this is? Even if you have a lot of colors right here, he has so new, juicy lips. You understand? You understand my struggle with nudes? You can put nudes in every occasion. You can put nudes when you go to supermercato. You can use nudes when you go to Randy Gelato. You can do use nudes dopo che tu aver cagato. You can use nudes ogni volta che tuo maestro aver interrogato. You can use nudes ogni volta che tu aver un po' qualcosa di agitato. You can use quando tu vai a bere cannuccia, non di plastica, un bel frullato. You can use nude ogni volta che tu avere scorreggiato. You can use nude every time you non lo so, però comunque spero che tu abbia imparato. Questo lip gloss qua, ragazzi, è di Line Crime ed è stupendo. Io ho comprato sul sito di Look Fantastic. Ho comprato questo colore qua che si chiama Kali, che è questo che ho utilizzato, e poi c'è quest'altro colore che si chiama Fern, che è strepitoso. Questi due colori amazing. Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un like, e se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete il video mi è piaciuto, hashtag il video mi è piaciuto. Vi mando un bacio grande, ragazzi. Ciao. So good for words, that's why we don't get that far.